Ragazzi, benvenuti a questa nuova recensione, doppia recensione. Allora, oggi parliamo di due libri, i primi due libri che ho letto per la Sissy Anita Summer Challenge, e quindi questa è anche a parte una book review, anzi due book review, è anche un aggiornamento sulla mia Summer Challenge. Questa prima settimana, diciamo, ho in attivo due libri. E va bene, ho letto un thriller, anche se non l'ho letto sotto l'ombrellone, tantomeno non è un thriller in sé per sé con un assassino e delle vittime, e poi un libro con una copertina che mi ricorda l'estate. E stiamo parlando della vera storia del pirata Long John Silver e di Profumo. Iniziamo da Long John Silver. La vera storia del pirata Long John Silver è scritta dal svedese Björk Larsson, edita da Iperborea. Questa casa editrice comunque pubblica solamente romanzi nordici, scritti da autori nordici. Ed è, diciamo, Larsson ha diciamo prelevato un attimino da Stevenson il pirata Long John Silver, o Barbecue, dipende, il suo soprannome è Barbecue, e ci racconta le sue vicende prima e dopo i fatti dell'Isola del Tesoro. Io di Larsson ho anche letto Bisogno di Libertà, che è un vero, cioè è il suo testamento su come, diciamo, ha basato la sua vita su questa ricerca continua di libertà e, diciamo, di indipendenza. Bisogno di Libertà l'ho amato tanto, ma da un altro punto di vista, diciamo, a volte lo ritenevo troppo presuntuoso, troppo. Mentre la vera storia del pirata Long John Silver, diciamo, esprime bene e con meno presunzione il pensiero di Larsson, cioè mette in bocca a John Silver i suoi pensieri e decisamente riesce meglio di Bisogno di Libertà, a mio parere, a mio giudizio, poi ognuno. Ma come racconta Long John Silver? Long John Silver praticamente adesso è molto anziano e con quello che è riuscito a prendere da scappando, diciamo, dalla barca che riportava Jim Hawkins a Bristol, si è trasferito con dei servi in Madagascar, nell'isola del Madagascar. E qui inizia a parlare un pochettino della sua vita e ritroviamo, tanto per iniziare, come primo capitolo, spam, così, è solo con una gamba, e quindi, no, iniziamo bene. Poi inizia a riflettere sulla sua vita e scopriamo che John Silver era nato, diciamo, da un contrabbandiere e da una donna di Bristol. Quando il padre muore, la donna si risposa, e il nuovo padre di John Silver non è così simpatico. Lo fa chiudere in un monastero per studiare, perché lo vorrebbe magistrato, e lui non sta alle regole e scappa. E già qua abbiamo questo bisogno di libertà. E qua tante avventure che lo porteranno dal contrabbandare tra Irlanda e Francia alle Indie occidentali, a far, diciamo, creare una sommossa tra schiavi in una nave che appunto portava schiavi. E queste cose le racconta in un primo momento, diciamo, ci parla del suo incontro con Dafoe, quello di Mall Flanders, per me è stato una tragedia quel libro. Appunto, Dafoe ha anche diversi trattati sui pirati, sulla pirateria, e, diciamo, nel suo immaginario Larsson pensa che molte di queste nozioni gliele abbia raccontate proprio John Silver. E quindi, ok. Poi John Silver racconta la sua esperienza a bordo della nave del capitano Flint, e questo lo fa raccontandolo a Jim Hawkins, poiché un giorno nell'isola dove abita
arriva una nave. All'inizio sembra che nessuno sappia chi sia, ma alla fine il capitano lascerà a John Silver il libro, un libro impacchettato. John Silver lo aprirà e vedrà appunto che si tratta proprio dell'Isola del Tesoro scritta da Jim Hawkins. E lui si incavolerà parecchio perché, scusa Jim, tu nelle ultime pagine del libro, e lo dici anche nel tuo libro, mi avevi promesso che non avresti fatto il mio nome, adesso l'hai fatto, allora te ne dico quattro. E racconta tutto a Jim. Niente, è un libro spettacolare, ve lo consiglio vivamente, sia perché comunque c'è il mare, c'è le avventure piratesche, sia perché è bello, cioè libera l'istinto e ci fa vivere veramente esperienze e ci fa venire voglia di vivere esperienze uniche, magari non darci alla pirateria, ma uscire fuori dagli schemi e ostinarci verso un obiettivo. Questo sì. Seconda recensione. Abbiamo, non lo so pronunciare, io ho problemi con la pronuncia dei nomi, Patrick Susskind. Susskind, io non lo so. Susskind. No, non penso sia Susskind perché l'autore è tedesco. Non lo so, ditemi voi come si pronuncia. E abbiamo Il Profumo. Io, il profumo, la mia conoscenza di questo libro risale alla preistoria, ossia quando andavo in seconda o in terza media. Il mio professore francese, chissà dove sarà finito adesso, era un ragazzino più o meno 30 anni così, che era sposato, e spero sia ancora sposato, con una ragazza giapponese. E un giorno entrò in classe leggendo Le Parfum, si dirà Le Parfum in francese? Non me lo ricordo. E ci parlò di questo libro. Finì la storia, stop. Un paio di anni passarono e io vidi il film Il Profumo. Il film è qualcosa di magico, cioè mi è piaciuto molto molto, e quando lo danno in TV o comunque io il DVD più o meno trovo sempre l'occasione per rivederlo un paio di volte all'anno. Il libro l'avevo trovato qualche mese fa all'usato e non vedevo l'ora di leggerlo, e è arrivato. È arrivato un po' all'esigenza perché non ho molti thriller nella mia libreria, non mi piace come genere, ma questo diciamo è molto particolare. C'è un assassino, ci sono delle vittime, mi piace capire il perché di questa cosa. Per la prima volta in vita mia, non dico è meglio il libro del film, no, perché strano, solitamente io quando leggo un libro e poi vedo il film, io nella mia testa sono immaginati i personaggi e allora nel film non ci appizzano quasi mai niente. Appizzano, non c'entrano, non combaciano. Scusate il mio Oxford che emerge ogni solitamente, caso contrario, quando prima vedo il film e poi leggo il libro, non riesco a farmi purtroppo una mia idea dei personaggi, cioè ormai ho in testa quella cosa. E finisce là. In questo caso, sebbene io abbia visto prima il film, questo libro mi ha dato completamente un'altra visione dei personaggi e sono riuscita a immaginarli. Ma secondo me la bravura dell'autore e la grandezza dell'autore risiede che non dà descrizioni visive, ma descrizioni olfattive delle cose, dei personaggi, dei luoghi, di tutto. E quindi, quando ho visto il film, ho dato una descrizione visiva alla cosa. Ora, spero che voi seguite il mio discorso. E quindi, ok, ma quando io leggo e non leggo che lui mi racconta, ah, c'era una via tortuosa che saliva, per fare un esempio, dice, ma c'era una via intrisa di odori, io mi immagino tutt'altra cosa, perché il film non ce l'ho fatto quando vedo un film. Quando leggo un libro posso ricrearmelo con i miei pensieri. Spero che il discorso sia stato chiaro ed è, diciamo, uno dei principali motivi per i quali io questo libro promosso. Mi è piaciuto tantissimo. Mi piace il modo di scrittura, una buona traduzione, perché comunque è resa molto bene. E di cosa parla? Andiamo così. Diciamo prima tutto quello che poteva esserci pseudo filosofico all'interno di questo libro, per me.
Allora, in Francia, che diciamo a metà Settecento era la capitale europea più popolata, penso, insieme a Londra, sì, ma forse anche quella più sporca, perché io so tuttora che vicino alla Senna c'è un po' di puzza ogni tanto. Comunque, in Francia, penso dopo non c'erano servizi igienici, quindi, ok? In Francia, diciamo, era la capitale anche degli odori, delle puzze. E proprio su questo sfondo nasce Jean-Baptiste Grenouille. Jean-Baptiste Grenouille praticamente la prima persona che incontra la sua vita, cioè sua madre, lo abbandona e per questo già la madre verrà punita. E questa, diciamo, è una cosa che si porterà per tutto il tempo, Grenouille. Infatti, chi si sottrarrà da Grenouille con l'inganno o comunque per soldi non andrà mai incontro a un destino felice. Grenouille poi viene affidato a un orfanotrofio e poi a un conciatore. Lui lavorerà molto bene per conto di questo conciatore e il conciatore gli darà, diciamo, spazi per uscire durante la sera. E questa mi è piaciuta anche molto la descrizione perché si descrive Grenouille che riconosce Parigi non dalle luci o dai suoi colori ma dai suoi odori. I quartieri, quando ovviamente sentirà odori più grezzi nei quartieri popolari e invece odori molto particolari nei quartieri più ricchi. Un giorno Grenouille dovrà portare delle pelli a un profumiere. Questo profumiere diciamo è un pochettino amareggiato perché il suo, diciamo, antagonista, il suo concorrente in affari ha un periodo che sforna profumi uno migliore dell'altro e tutti quanti vanno dal concorrente, non da Baldini, ossia il nome del nostro profumiere. Grenouille riuscirà a convincere in una maniera spettacolare il profumiere a farlo assumere e là Grenouille inizierà da una parte a risaldare, diciamo, gli affari del profumiere, ma dall'altra imparerà come distillare e creare oli essenziali. Grenouille convince il profumiere a dargli un lasciapassare, un attestato di apprendista, e così Grenouille potrà dirigersi a Grasse. Grasse è questa cittadina francese famosissima perché là si producono quasi la maggior parte degli oli essenziali che poi vengono smistati e commerciati in tutta Europa. Grenouille, però, sulla strada di Grasse incontra una difficoltà, nel senso che si allontana dalla civiltà. Si rifugia all'interno di una grotta e cerca cos'è che non va. Da una parte non vanno gli esseri umani, i suoi simili, dall'altra parte non vanno perché lui è diverso, nel senso che non ha un odore proprio. Lui riesce a sentire tutti gli odori del mondo, riesce anche a immischiare gli odori del mondo e capire che effetto produrranno, ma non sente il suo odore perché lui non possiede un odore. Passerà un periodo di isolamento e alla fine, diciamo, prima incontra un tizio molto strambo, con delle teorie molto strambe, che comunque lo riporteranno a persona comunque degna, non più come un barbone, perché dopo un periodo di isolamento, diciamo, non si era ridotto tanto bene. E alla fine Grenouille, giungerà a Grasse. Lo scopo di Grenouille è creare, anzi, un profumo che lo renda migliore, superiore agli esseri umani. E come fare? Grenouille praticamente troverà un modo per asportare via l'odore delle fanciulle più belle di Grasse. Ovviamente nessuno sta fermo mentre ti vogliono asportare il tuo odore, dipende poi come lo fanno, a maggior ragione, e quindi là avranno inizio una serie di omicidi. E qui io vi lascio un finale sorprendente e straziante allo stesso tempo. Ci riusciranno a creare il profumo? Dovete leggerlo. Io vi consiglio anche se magari siete pigri, ma non penso, perché comunque chi segue il mio canale lo fa perché è interessato alla carta. Ma anche il film, diciamo, sono due esperienze diverse perché comunque, come ho detto prima, il film è una cosa visiva che è wow, veramente wow, fatto benissimo. Complimenti, mentre il libro è una relazione olfattiva, davvero un'esperienza unica. Questo era il mio primo
video riassuntivo, diciamo, della mia Summer Challenge con questi due libri, i primi due libri che ho letto. Vi aspetto al prossimo video e una buona giornata. Ciao!